Parliamo del Festival del Mediterraneo, 30ª edizione, che cosa ci aspetta? Beh, ci aspettano 19 festeggiamenti, 19 eventi, 19 giorni di eventi con 12 concerti spalmati in questo periodo di tempo. Ci aspettano molti maestri che hanno segnato i 30 anni di festival, che poi alcuni sono diventati collaboratori, sono diventati amici, con i quali abbiamo costruito molti progetti. È forse un po' una chiusura di un ciclo che ha visto 3 decenni molto intensi, per noi straordinari, dove abbiamo portato musicisti da angoli remoti del mondo, musiche molto rare, progetti di incontro tra culture, tra strumenti, tra stili di musica. Tanto per citare, mi vengono in mente gli Indios dell'Amazzonia, i Tuareg del deserto, gli aborigeni australiani e tanti tanti altri, i pigmei del Centro Africa, insomma tutte rappresentazioni di popoli. Che utilizzano la musica per riconoscere la propria identità, la propria storia. Debuttiamo con un progetto di musica e danza tra le ragazze della banda di Piazza Caricamento con la compagnia Deos e con un progetto dedicato ad un'opera persiana, che è un testo che riguarda anche il sufismo, che è una corrente mistica non ortodossa, con la quale già più volte abbiamo dialogato, con i dervisci di Istanbul e così via. Poi facciamo un progetto in piscina, con Akutuk, questo è il nome di un rito delle donne del Camerun, quindi suonano l'acqua, percussioni d'acqua proprio. E facciamo due concerti all'alba sull'isola delle chiatte del Porto Antico, con un gong e campanelle tibetane, con Frederick Glorian, e raga indiani del mattino con Parvin e Ilian Khan, e poi ci spostiamo lo stesso giorno dall'alba al tramonto. Il pomeriggio siamo a Forte Begato, quindi dal mare alla collina di Genova, con la banda di Piazza Caricamento in una grande reunion con almeno 20 giovani che hanno fatto parte di questi 13 anni di storia della banda di Piazza Caricamento. E il giorno dopo, la domenica, il 5, con un doppio concerto di Pizzica e Taranta Salentina e Gnawa Bambara dal Marocco. E poi andiamo avanti con eventi sparsi in diversi luoghi: Castello d'Albertis, Palazzo Tursi, Villa Bombrini, i tamburi giapponesi a Villa Bombrini. Insomma, cerchiamo di portare le culture del mondo, la musica del Mediterraneo che nasce con un'idea di Mediterraneo come crogiuolo di culture, ma che si sposta nei continenti, come abbiamo sempre fatto. Da dove nasce questo progetto così longevo? Nasce nel 1992, quando a Genova c'era un momento molto difficile di integrazione. C'erano gli arrivi dai paesi non troppo lontani, come il Marocco, l'Albania, insomma, il nord dell'Africa, dall'est, insomma, iniziava ad arrivare un numero importante di immigrazione, e allora noi ci occupiamo di cultura, di musica e di arte, e allora abbiamo pensato che la strada potesse essere quella di riconoscere questi arrivi attraverso la parte più rappresentativa per certi aspetti ed esteticamente più fruibile, che sono le musiche e le danze. Quindi abbiamo cercato di fare un'azione sociale attraverso la musica e le culture dei popoli in arrivo. Il Mediterraneo però è un mare di transito, è un mare che porta verso le Americhe, è un mare che ci collega al Medio Oriente, all'Oriente. Quindi, dopo le prime edizioni in cui ci si rivolgeva prettamente al Mediterraneo, abbiamo iniziato ovviamente a dedicarci anche alle connessioni tra Mediterraneo ed altre culture. Quindi ogni anno si sono dati dei titoli precisi, il primo era proprio Contaminazioni, 1992,
per arrivare all'ultimo triennio, dove ho fatto un programma dedicato all'Eurasia, Euramerica e Eurafrica. E quindi diciamo che questo fil rouge di 30 anni continua a parlare di dialoghi, di contaminazioni, di incontri, perché quando ho iniziato era proprio l'idea di andare a capire come già nel mondo le tradizioni si incontravano e si contaminavano con il contemporaneo, con le musiche europee, e quindi non avevo scoperto niente, perché comunque già nella musica classica questi fatti già accadevano, come nella musica d'avanguardia, minimalismo americano, insomma, che si è costruito nell'India, eccetera, eccetera, dall'Africa in America e così via. Le musiche viaggiano, si incontrano, si mescolano e producono qualche cosa talvolta di veramente speciale, che è quello che nasce dagli incontri umani.